Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al webinar odierno in materia di studi di impatto ambientale. Il webinar odierno, in particolare nell'ambito del ciclo che è dedicato agli studi di impatto ambientale, oggi affronterà una delle tematiche più importanti, anche più affascinanti. Quella della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Io sono Alfredo Pini dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e ringrazio le colleghe e i colleghi dell'ISPRA che organizzano questo seminario per avermi dato oggi l'occasione di intervenire per un breve messaggio di saluto in apertura dei lavori. È per me un'occasione particolarmente cara, alla quale sono molto legato perché la materia, quella della VIA, alla quale sono sia professionalmente sia insomma per tanti motivi legato, ho avuto occasione, ahimè tanti anni fa, di essere anche commissario VIA, lavorando soprattutto sulle allora centrali termoelettriche. Quindi ho avuto l'occasione di vedere crescere ed evolvere la normativa, la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Potete immaginare che quando io facevo le valutazioni in commissione sulle centrali, il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici era del tutto estraneo al nostro lavoro, ma non c'era allora la valutazione ambientale strategica, non c'erano le relazioni con l'ambiente e salute, i primi studi epidemiologici che in taluni casi venivano richiesti erano in quel momento un'eccezione. Quindi la normativa è molto evoluta in questi tempi e così come sono per fortuna è arrivato sono così come sono cambiate le norme tecniche che hanno richiesto un lungo adattamento ed oggi quindi sono particolarmente felice anche perché nell'occasione di questi seminari si discute sull'importante documento che i colleghi di ISPRA, assieme a tutti i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, so che ci sono tanti anche colleghi delle agenzie regionali che stanno partecipando e sono collegati, e li saluto tutti. E quindi dicevo, questo documento sono molto lieto sia stato finalizzato alla fine dello scorso anno, adesso è in corso di, speriamo, rapida adozione anche da parte dei ministeri concertanti e l'occasione è quella di finalmente ridiscutere, rivedere, riapprofondire, aprire un nuovo dibattito su come meglio svolgere gli studi di impatto ambientale, sia nella loro fase ascendente, ovviamente, cioè nella predisposizione degli elaborati, che saranno poi valutati. So che nel seminario odierno ci sono anche molti operatori che sono interessati. Saluto ovviamente tutti e con l'occasione ovviamente tutti i presenti che stanno seguendo questo seminario. Sia nella fase poi successiva di valutazione vera e propria, che è una delle fasi più delicate, lo dico sia per esperienza, come dicevo prima, personale, professionale, ma sia alla luce di poi delle convinzioni che ho maturato nella mia attività professionale successiva, anche se svolta in altri contesti, in altri ambiti. Ma mi è sempre rimasto evidente come il ruolo del valutatore sia uno dei ruoli più complessi e più delicati per la pubblica amministrazione. Vedete, lo è in generale, come dicevo, ma lo è ancor più oggi, in questo momento storico, perché sapete che stiamo attraversando
un periodo difficile per tutta la società e la collettività, e la nostra esperienza ormai quotidiana, quella di gestione di un'emergenza sanitaria, che poi ha determinato, come ben sapete, un'accelerazione su tanti processi che erano già in atto, processi di revisione di programmazione ambientale a livello di Unione Europea, di sostegno alle politiche di protezione ambientale, che si sono poi concretizzate nel nuovo programma dell'Unione Europea, che dovrebbe anche, speriamo, essere un driver, un motore fondamentale per uscire, non appena usciremo dall'emergenza sanitaria, uscire anche dall'emergenza economica e sociale che ne è purtroppo derivata. Ed è il Next Generation, che fonda sulla transizione ecologica gran parte della scommessa del futuro, e in particolare nella velocità di attuazione di questi programmi ambientali che accompagneranno l'attuazione del piano. Conoscete l'acronimo ormai PNRR, è diventato famoso perché è il piano nazionale, ma esistono piani anche di tutti gli stati dell'Unione Europea, che devono accompagnare il recupero della nostra situazione e allo stesso tempo costituire situazioni che in futuro consentano una maggiore resilienza a fenomeni di questo tipo. Ma questo determina un grande investimento sulle intelligenze, le competenze del nostro paese, sviluppare progetti, che vorrà dire anche sviluppare infrastrutture e poi nuove infrastrutture alla luce anche della sfida della digitalizzazione, e queste infrastrutture affinché diventino realtà, perché si passi poi da un progetto a un cantiere vero e proprio, devono transitare attraverso la fase che dicevo prima, così delicata, della valutazione, in particolare delle valutazioni ambientali. Il ministro della transizione ecologica, il nuovo ministro della transizione ecologica, anzi il ministro del nuovo Ministero della Transizione Ecologica, il ministro Roberto Cingolani, è già intervenuto in un paio di occasioni in eventi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dell'SNPA e dell'ISPRA, e ci ha detto che la transizione ecologica, che lui intende ovviamente perseguire come obiettivo di massima priorità, sarà anche una transizione amministrativa. Quando diceva questo, ovviamente pensava a tutte le difficoltà che nell'ambito dell'amministrazione ci sono per poi passare, come dicevamo prima, dai progetti ai cantieri, no? Per arrivare a finalizzare le procedure di valutazione e il rilascio di pareri, di autorizzazioni, quelli che siano. Diceva che la transizione ecologica deve essere anche transizione amministrativa, ma l'idea della transizione amministrativa, io credo molto, non può essere confinata nel fatto che la pubblica amministrazione, che pure è un obiettivo dei nuovi piani, debba essere riformata, e questa occasione è anche un'occasione di crescita delle competenze dei colleghi del sistema, e quindi deve essere accresciuta la capacità tecnica di valutazione. Ma vuol dire anche che l'intero processo, dal mio punto di vista, deve essere ottimizzato, e niente di meglio che avere norme tecniche chiare e soprattutto condivise, un prerequisito fondamentale perché queste velocizzazioni, questi procedimenti effettivamente vadano in porto. Dunque è fondamentale questa occasione, e so che ce ne saranno altre, so che ci saranno altri seminari, ma avremo anche altre opportunità attraverso le piattaforme dell'istituto, con iniziative di e-learning e con altre iniziative che accompagneranno la formalizzazione e l'utilizzazione efficace delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale. Non vi rubo altro tempo, auguro a tutti voi una bellissima giornata e una utile giornata. Spero
vi direte durante il resto della giornata. E salutando e ringraziando tutti di nuovo, passo la giornata a Caterina Danna, la collega, che inizierà i lavori. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, in questa giornata di approfondimento tematico parlerò della mitigazione dei cambiamenti climatici. Allora, una breve introduzione alla normativa. Allora, il DPCM dell'88 è stato abrogato dal 104 del 2017 e ad oggi i riferimenti normativi principali e vigenti sono il decreto legislativo 152, modificato dal decreto legislativo 104 del 2017. Nel decreto legislativo 152, all'articolo 22, si parla appunto di studio di impatto ambientale e all'allegato 7 contiene le principali informazioni contenuti proprio nello studio di impatto ambientale. E non è stato condiviso lo schermo, non vediamo la presentazione. Ah, un attimo. Adesso? Ok. Sì, ok. Ok. Scusate. Allora, quindi, dicevo appunto, DPCM dell'88 è abrogato dal 104 del 2017. Ad oggi i principali riferimenti normativi sono il 152 del 2006 e successive modifiche. All'interno del 152 c'è lo specifico articolo 22 studio di impatto ambientale e l'allegato 7 che contiene i contenuti di uno studio di impatto ambientale e le linee guida europee. Allora, la presente linea guida, che è un prodotto dell'SNPA, di cui appunto abbiamo parlato di vari argomenti in questi webinar, fornisce uno strumento quindi per la redazione degli studi di impatto ambientale e per le opere riportate nell'allegato 2 e 3 del decreto legislativo 152. Le indicazioni della linea guida integrano i contenuti minimi riportati all'articolo 22 e le indicazioni riportate nell'allegato 7 del decreto legislativo 152 e successive modifiche, che si riferiscono a diversi contesti ambientali e valide per diverse categorie di opere. E l'obiettivo è quello proprio di fornire indicazioni pratiche, chiare ed esaustive. Allora, oggi la tematica parleremo delle mitigazioni ai cambiamenti climatici, che è riportato in uno specifico approfondimento tematico della linea guida norme tecniche e dove appunto si parla, c'è un approfondimento legato alla mitigazione ai cambiamenti climatici. Allora, iniziamo con il quadro della normativa attualmente vigente e l'Unione Europea e i suoi Stati membri, nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del Protocollo di Kyoto e successivamente in base all'emendamento di Doha, al Protocollo di Kyoto del 2012 e all'Accordo di Parigi del 2015, hanno stabilito di ridurre le loro emissioni collettive di gas ad effetto serra del 20% entro il 2020 e del 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 90, prevedendo un piano di azione per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi entro il 2100. Inoltre c'è il quadro di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030, che prevede dal 2020 al 2030 una serie di misure ed obiettivi per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione Europea più competitivi, sicuri e sostenibili. Inoltre c'è la normativa legata al EU ETS, che è il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione Europea
e che limita i quantitativi di gas ad effetto serra che possono essere emessi da determinati settori, in particolare quello industriale e quello aereo. Allora, un po' di informazioni legate alla generica, legate proprio all'argomento effetto serra. Allora, l'atmosfera e la superficie terrestre vengono riscaldati in un primo luogo dall'energia proveniente dal sole. La radiazione solare contiene una componente infrarossa. Dalla radiazione solare complessiva che raggiunge la superficie terrestre, una parte viene assorbita dalla superficie terrestre e una parte assorbita dai gas che sono presenti nell'atmosfera, ad esempio dalla CO2. La radiazione infrarossa viene poi riemessa in tutte le direzioni e una parte ritorna a terra, e questo è il fenomeno detto effetto serra, che è un fenomeno naturale. Da un lato i gas serra, tra i quali CO2, metano, ad esempio ozono, favoriscono la riflessione verso la terra dei raggi della radiazione infrarossa. Dall'altro trattengono una parte di questa energia, di questo calore, che viene poi distribuito sulla superficie della terra, mitigandone il clima. Questo fenomeno però si regge su un equilibrio naturale e l'andamento dei gas serra sta facendo alzare eccessivamente le temperature. Allora, i principali gas ad effetto serra e quindi legati a particolari attività sono ad esempio la CO2, che è legata ad attività antropiche, principalmente all'utilizzo dei combustibili fossili, il metano, legato alle attività di allevamento in ambito agricolo, allo smaltimento dei rifiuti e alle perdite nel settore energetico, il protossido d'azoto da attività agricole e da settore energetico, inclusi anche i trasporti, l'F-gas da attività industriale di refrigerazione e l'NF3 dall'industria elettronica. Le emissioni dei gas serra sono calcolate attraverso una specifica metodologia dell'IPCC e sono tutte indicate in termini di tonnellate di CO2 equivalente, applicando i coefficienti del Global Warming Potential di ciascun composto. Allora, l'andamento complessivo negli anni dei gas ad effetto serra risulta nell'ultima edizione dell'annuario dei dati ambientali di ISPRA, edizione 2019, positivo, con riferimento all'obiettivo europeo per il 2020, della riduzione del 20% delle emissioni dei gas serra rispetto ai livelli del 90. E questo contributo è determinato principalmente dal settore energetico e quindi dalle emissioni di CO2, che rappresentano poco più dei quarto quinti delle emissioni totali dei gas serra sull'intero periodo 90-2017. Si registra una diminuzione anche per il metano e per il protossido d'azoto, mentre per gli F-gas si presenta una forte crescita dal 90. Allora, la mitigazione dei cambiamenti climatici per i progetti di opere con emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera si attua mediante la loro riduzione e contenimento. E queste informazioni dovranno essere riportate in uno studio di impatto ambientale attraverso vari capitoli e sviluppare quindi varie tematiche. Ad esempio, descrivere l'ambiente dell'anteoperam, quindi lo stato attuale, dati ed informazioni per l'analisi degli aspetti riguardanti la mitigazione delle emissioni, descrizione dell'ambiente post-operam, reperimento e analisi delle informazioni per la valutazione sia delle emissioni dirette che indirette dei gas legate al progetto. E le metodologie di stima attualmente quindi vigenti, quindi per l'emissione dei gas ad effetto serra. Per quanto riguarda la descrizione dell'ambiente anteoperam, occorre appunto descrivere le pressioni, quali le emissioni dei gas serra, attraverso dei dati e informazioni per l'analisi degli aspetti legati proprio alla riduzione delle emissioni e quindi alla mitigazione delle emissioni. E questi dati sono ad esempio i consumi energetici, esempio energia elettrica e carburante utilizzato, oppure le possibili fonti non energetiche, esempio processi industriali, oppure la gestione della frazione organica dei rifiuti, oppure la stima delle emissioni di altri soggetti individuate. Per la descrizione dell'ambiente post-operam è importante riportare uno studio di impatto ambientale, quindi considerare l'impatto che il progetto avrà sui cambiamenti climatici attraverso le emissioni dei gas serra. Quindi riportare una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti dal progetto proposto sul clima attraverso l'analisi della natura ed entità dell'emissione dei gas serra,
o del cambiamento della copertura del suolo, in quanto questa modifica, quest'ultimo, questo cambiamento del suolo modifica la capacità di assorbire, stoccare ed emettere gas. Una descrizione e stima dell'emissione dei gas ad effetto serra dovuta al progetto proposto e una descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e di altre tecniche previste per ridurre e prevenire le emissioni dei gas serra degli impianti. Allora, il reperimento e l'analisi delle informazioni per la valutazione delle emissioni dirette e indirette dei gas ad effetto serra legate al progetto, per quanto riguarda le emissioni dirette, possono essere generate attraverso la costruzione del progetto ed il funzionamento del progetto stesso nel corso di tutta la sua durata, generate ad esempio dalla combustione dei combustibili fossili o uso di energia. E queste emissioni dirette sono, ad esempio, possono derivare dal progetto che porta ad altre attività, quali ad esempio l'imboschimento, che può fungere da serbatoio delle emissioni, oppure se il progetto proposto comporta un aumento delle emissioni dovuto all'uso del territorio, a cambio di destinazione d'uso del territorio, oppure alle attività silvicole, ad esempio il disboscamento. Per quanto riguarda le emissioni indirette dovute ad una maggiore domanda di energia, ad esempio se il progetto influirà in modo significativo sulla domanda di energia e se è possibile utilizzare delle fonti di energia rinnovabile, prodotte poi da eventuali attività industriali o le emissioni indirette sono legate da eventuali attività o infrastrutture di trasporto direttamente collegate all'attività del progetto proposto, come ad esempio i trasporti, ossia se il progetto aumenterà o diminuirà in modo significativo gli spostamenti delle persone e il trasporto delle merci. Pure le emissioni generate o evitate come risultato di altre attività legate al progetto, compresi anche flussi di traffico da e verso il sito del progetto. Alle emissioni di carbonio aumentate o evitate associate all'uso dell'energia per il funzionamento del progetto, oppure al mancato stoccaggio di carbonio organico nel suolo in caso di impermeabilizzazione totale o parziale di superfici naturali. Relativamente al settore dell'estrazione e distribuzione dei combustibili, quali ad esempio le condotte oppure i compressori per il metano, si considerano in questo caso le emissioni diffuse o fuggitive, che sono appunto quelle legate direttamente al metano. In tale contesto si richiede la minimizzazione delle perdite e la stima quando non è possibile la misura delle emissioni. Nel caso dell'esempio di settore degli impianti produttivi, la riduzione delle emissioni può avvenire non solo attraverso le tecnologie più avanzate, ma anche con la selezione dei combustibili, nel caso delle emissioni da combustione, oppure con la selezione di materie prime nel caso di emissioni da processo. Per le misure di mitigazione atte proprio a ridurre gli effetti negativi significativi del progetto, per le emissioni dirette si possono prendere in considerazione diverse tecnologie, materiali per evitare e ridurre le emissioni, proteggere o accrescere serbatoi di carbonio naturali come zone umide e superfici boschive. Per le emissioni dei gas correlati all'energia, usare macchinari efficienti dal punto di vista energetico ed utilizzare fonti di energia rinnovabile. Per le emissioni correlate ai trasporti, scegliere un luogo che sia collegato al trasporto pubblico e fornire infrastrutture di trasporto a bassa emissione. Per le misure di compensazione, prevedere ad esempio compensazione del carbonio attraverso l'attuazione di piani di riforestazione, che si basano sulla realizzazione di pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra appunto mediante la riforestazione. Per la valutazione delle emissioni dirette e indirette, la valutazione delle emissioni dirette e indirette deve tener conto degli obiettivi di riduzione dei gas climatteranti a livello nazionale, quali ad esempio la strategia SEN e i successivi aggiornamenti, e a livello regionale e locale dei piani di azione locali. In quale misura poi i progetti contribuiscono agli obiettivi di riduzione, nonché individuare opportunità per ridurre le emissioni attraverso misure alternative. In questo contesto si ricorda che nel gennaio del 2020 è stato approvato il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il PNIEC,
dove vengono stabiliti tra gli altri gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni della CO2, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. È attualmente in corso la procedura di VAS del programma di controllo dell'inquinamento atmosferico per il raggiungimento degli obiettivi delle emissioni stabilite dalla direttiva NEC, che è recepita dal decreto legislativo 2018, del 2018 numero 81, con effetti anche sulle emissioni dei gas serra. Le stime delle emissioni devono tener conto di una serie di devono essere effettuate tenendo conto delle metodologie riconosciute a livello nazionale e internazionale, in modo da avere delle stime di emissione confrontabili. Le metodologie appartengono a due grandi famiglie, allora Life Cycle Assessment e quelle relative agli inventari nazionali delle emissioni rappresentate dalla metodologia IPCC. I riferimenti utili per le metodologie e l'elenco delle sostanze riguardano appunto 2006 IPCC, che è in fase di preparazione e la revisione, e a livello nazionale le metodologie sono aggiornate e pubblicate nel National Inventory Report dell'ISPRA. Poi i fattori di emissione che oltre alle fonti internazionali che abbiamo appena citato a livello nazionale ISPRA pubblica annualmente sono ad esempio i fattori di emissione del trasporto su strada che sono disponibili sul sito dell'ISPRA, fattori di emissione per la produzione e consumo di energia e di elettricità disponibili sul sito dell'ISPRA e fattori di emissione delle sorgenti stazionarie disponibili sempre sul sito dell'ISPRA. C'è nella normativa, nella linea guida, una parte legata all'approfondimento per quanto riguarda gli impianti in ETS, che sono per quanto riguarda i piani e gli impianti esistenti, i piani di monitoraggio per questi impianti ETS, riportano nei piani di monitoraggio le informazioni e i dati per valutare, ad esempio, quindi descrivono l'impianto, le attività, le informazioni sulle emissioni. Sono tutte praticamente informazioni riportate nel piano di monitoraggio e che servono quindi per il calcolo e la stima delle emissioni della CO2. Per i nuovi impianti che ricadranno nell'ambito dell'applicazione dell'ETS, occorre appunto assicurare la stima delle emissioni prevista sia coerente con tutte le informazioni riportate nei piani di monitoraggio. Per gli impianti ETS, una volta realizzati, dovranno quindi soddisfare la relativa quindi normativa e sul sito del Ministero sono riportate appunto la normativa di riferimento e i moduli Excel per la compilazione. Inoltre è importante quindi dare attenzione anche al settore dell'aviazione civile, che comunque è un settore quindi che contribuisce quindi alle emissioni di CO2. Un piccolo inciso, in Europa praticamente gli impianti in ETS, quindi impianti in ETS, quindi interessano in tutta l'Europa oltre 11.000 impianti industriali e circa 600 operatori aerei. E in Italia sono disciplinati più di 1.200 soggetti che coprono circa il 40% delle emissioni dei gas ad effetto serra. Allora, grazie per l'attenzione e adesso do la parola alla collega Viviana Lucia che approfondirà la tematica relativa all'adattamento ai cambiamenti climatici. Grazie per l'attenzione. Buongiorno, sono Viviana Lucia, adesso passiamo alla affrontare la tematica dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Un attimo che condividiamo lo schermo. Ecco fatto, benissimo, buongiorno a tutti. E perché parliamo in maniera separata di mitigazione e adattamento? Perché tradizionalmente fino adesso questa tematica è stata affrontata con queste due strategie di azione, che sono due strategie complementari, chiaramente non in opposizione, perché come avete visto dalla trattazione della collega, parlando di mitigazione si agisce sulle cause e quindi sulla riduzione dei gas serra.
mentre parlare di adattamento significa parlare degli effetti, quindi agire sugli effetti di quello dei cambiamenti climatici, quindi come avendo come obiettivo limitare la vulnerabilità dei sistemi ambientali, nel nostro caso delle infrastrutture, quindi degli oggetti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Quindi non sono strategie avverse, ma neanche alternative, ma complementari. E chiaramente quanto maggiore l'impegno per ridurre i gas serra, minore sarà la necessità di agire sull'adattamento, quindi sugli effetti dei cambiamenti climatici. Qual è stato il lavoro che è stato fatto all'interno del documento che vi stiamo presentando in questi webinar? Intanto l'adattamento è stato inserito come approfondimento tematico nell'allegato 2. Ci siamo basati sull'analisi di documenti chiaramente di supporto come ad esempio quello che è stato pubblicato dall'Unione Europea nel 2013, che è le linee guida per l'integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità. Nonostante questo documento sia stato pubblicato appunto nel 2013 e la direttiva VIA, l'ultima, sia stata pubblicata invece nel 2014, all'interno della direttiva VIA non c'erano elementi fondanti, diciamo, importanti che affrontavano questa tematica. A livello italiano che cosa è successo nel frattempo? Che nel 2015 è stata adottata la strategia nazionale sull'adattamento. E nel 2018 si è fermata la fase di revisione del Piano Nazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che tuttavia non è stato ancora approvato. Per cui trovate il piano pubblicato sul sito dell'ex Ministero dell'Ambiente, ma il piano non è stato approvato ancora. E quindi basandoci sulle direttive di questi documenti per noi fondamentali, questo nostro documento proposto è stato fatto questo primo approccio all'adattamento ai cambiamenti climatici all'interno della procedura VIA. E una cosa importantissima da sottolineare è che il nostro documento è perfettamente in linea con l'ultimissima strategia sull'adattamento ai cambiamenti climatici pubblicata dall'Unione Europea esattamente un mese fa, in pratica è stata pubblicata il 24 febbraio 2021. E il titolo, insomma, il sottotitolo della strategia è Forgiare una Europa resistente, climaticamente resiliente. Resilienza è una parola che diremo spesso oggi. Quindi come è stato strutturato il nostro documento? Quindi come dicevamo all'interno dell'allegato 2, cosa abbiamo fatto? Come abbiamo lavorato? Abbiamo inserito un riferimento ai cambiamenti climatici in tutti i fattori ambientali, perché è chiaro che questa tematica non può essere affrontata singolarmente. È stato inserito quindi un approccio un po' nuovo. Quello che noi proponiamo è la considerazione dello stato dell'ambiente, sì come fotografia iniziale di dove nascerà il progetto, ma un nuovo modo di vedere il progetto e anche il territorio, cioè con una prospettiva di lungo termine in relazione alla durata di vita dell'opera che è considerata all'interno della nostra analisi di valutazione di impatto ambientale. E quindi come poter leggere questa opera con questa prospettiva nuova? Considerando la vulnerabilità di questa opera ai cambiamenti climatici, ma considerando anche se l'opera può avere un contributo rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, cioè se può contribuire ad aumentare l'impatto sul territorio o a diminuirlo. Quindi una doppia visione dell'opera analizzata. E come diamo dei suggerimenti per poter fare questa nuova lettura, questo nuovo approccio, consigliando di definire delle misure di adattamento che devono essere aggiunte alle misure di mitigazione e compensazione che sono già predisposte in genere all'interno delle procedure VIA. Quindi quello che è importante sottolineare, il messaggio che deve passare, è che l'adattamento
non è un nuovo capitolo da aggiungere alla redazione degli studi di impatto ambientale, ma è soltanto un nuovo modo di vedere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, una visione di lungo termine fondamentalmente. E quindi l'importante, diciamo, gli obiettivi fondamentali sono considerare i cambiamenti in relazione all'opera e al territorio in cui viene realizzata, chiaramente. Quindi cercare di immaginare come la trasformazione del territorio possa influenzare il nostro progetto e come quest'ultimo possa rispondere nel tempo, quindi, perché avendo questa visione appunto diversa, dobbiamo un po' immaginare l'evoluzione del nostro progetto. E l'analisi e lo schema che abbiamo proposto all'interno del documento delle nostre norme tecniche è suddivisa in 4 punti. Quindi il primo punto riguarda la caratterizzazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici dell'area di studio, e il secondo l'identificazione delle interazioni tra l'opera oggetto di valutazione e i cambiamenti climatici. Terzo punto è la fondamentale, la definizione delle misure di adattamento, e poi chiaramente non poteva mancare il monitoraggio, perché è chiaro che questo percorso deve essere seguito in maniera adeguata. Quindi ritornando al primo punto, quindi del nostro documento, come si può svolgere la caratterizzazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici della nostra area? Non è un capitolo nuovo, ribadisco, ma ci basiamo sull'analisi e sulla caratterizzazione meteoclimatica già applicata all'interno del fattore ambientale atmosfera, che infatti viene denominato atmosfera, aria e clima, e che riguardando la caratterizzazione ci dà tutti i dati climatici significativi per l'area di studio che ci servono per riuscire a leggere la nostra opera in maniera diversa. Dalla caratterizzazione meteoclimatica noi possiamo identificare quali possono essere gli hazard climatici nella nostra area. E quindi gli hazard climatici sono così definiti dalla letteratura, sono le sorgenti di pericolo per l'area, e possono essere ad esempio le precipitazioni intense, oppure le tempeste, i tornado, ondate di freddo, le famose ondate di calore. E cosa facciamo quindi? Caratterizzando l'area, identificando gli hazard climatici, possiamo leggere questi hazard attraverso l'analisi degli scenari che ci dà, gli scenari sono già prodotti e pubblicati come scenari PPC, e c'è una vasta letteratura, per cui anche lì non c'è da studiare o inventare niente, ma soltanto leggere della documentazione disponibile e metterla in relazione al nostro oggetto di valutazione. Per cui rispetto alla data di fine attività o di dismissione del progetto, che noi ipotizziamo appunto per l'opera in oggetto di valutazione, identificato l'hazard, letto attraverso gli scenari, in cercare di immaginare, identificare quali possono essere gli impatti che si verificheranno in quel territorio che ci interessa, e quindi ad esempio l'erosione costiera, la desertificazione, la diminuzione delle risorse idriche o alluvioni, esondazioni, insomma tutti gli impatti, questa è una lista non esaustiva chiaramente, che possono riguardare il nostro territorio. E questa catena di ragionamento chiaramente poi deve essere correlata alla nostra opera, quindi che cosa può succedere alla nostra opera sapendo che nel suo territorio, data le ondate di calore sempre più frequenti e la desertificazione, ad esempio si può ipotizzare che entro una ventina di anni le risorse idriche utilizzate da questo, per esempio, impianto industriale non saranno più disponibili, quindi come regolarci una volta identificato questo processo. E, è chiaramente importante capire anche se già in quel territorio analizzato ci sono delle attività in corso di adattamento, quindi una pianificazione relativa all'adattamento, oppure dei progetti specifici, perché ci possono aiutare e supportare nel rendere più resiliente la nostra opera. E quindi al secondo punto di analisi del nostro documento c'è questa valutazione complessa della vulnerabilità della nostra opera ai cambiamenti climatici. Quindi i rischi sono stati identificati, ma come possono interferire con il funzionamento della nostra opera?
e soprattutto ad esempio nella disponibilità nell'uso delle risorse, che possono essere non solo idriche ma di vario tipo. Ma una cosa fondamentale da non dimenticare è il fatto che anche chiaramente ciascun oggetto di valutazione o ciascuna opera può anche dare un contributo al peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici in quell'area, oppure può contribuire a mitigarne gli effetti. E quindi bisogna immaginare, cercare di chiarire se l'opera può innescare ulteriori e accrescere ulteriori effetti negativi dei cambiamenti climatici in quel territorio, come ad esempio la diminuzione delle risorse idriche. E terzo punto, quindi come agiamo allora? Abbiamo fatto questa lettura, come possiamo procedere? Possiamo definire delle misure di adattamento. Ma in questo percorso di definizione delle misure di adattamento ci aiuta una vasta letteratura, per fortuna, anche lì non c'è da inventarsi niente, perché per fortuna nostra abbiamo un database internazionale, un archivio internazionale di misure di adattamento sempre ampliato, che è la piattaforma Climate Adapt dell'Unione Europea, che viene riproposta e il cui funzionamento, la cui importanza viene rafforzata all'interno della strategia che è stata pubblicata appunto un mese fa, e dove sono definite per tipologia oppure per territorio oppure per varie insomma forme di aggregazione e delle misure di adattamento che per letteratura vengono definite fondamentalmente come misure soft e misure non strutturali, e poi faremo degli esempi, quindi gestionali, giuridiche, finanziarie, sociali. Le misure verdi, che sono forse quelle più facili da immaginare, che tramite l'approccio ecosistemico, quindi basandosi sull'uso della natura, della biodiversità, dei servizi ecosistemici, riescono a rafforzare la resilienza territoriale della nostra opera. E le misure tecnologiche, le misure grey, infrastrutturali, che sono interventi proprio fisici, misure costruttive, che rendono la nostra opera, la rete, l'infrastruttura o l'edificio più capace di resistere agli eventi estremi, ad esempio nel territorio. E chiaramente ci sono anche misure di tipo misto, quindi misure trasversali che hanno diverse denominazioni. Quindi dove prendere supporto e dove poter avere delle idee relative al rafforzamento appunto della resilienza della nostra opera all'interno di questa piattaforma. E per quanto riguarda il monitoraggio, è chiaro che tutto questo processo deve essere controllato, per cui la programmazione del monitoraggio delle misure di adattamento è fondamentale. Quindi è necessario introdurre nel piano di monitoraggio delle specifiche azioni di verifica dell'efficacia di queste misure, come è normale che sia. Ma una cosa da ricordare che, dato che all'interno della procedura VIA ci sono già definite le misure di mitigazione o eventualmente di compensazione per vari motivi, è importante sottolineare che già alcune delle misure di mitigazione e di compensazione possono essere definite misure di adattamento. Non sono, non è soltanto un terzo personaggio, diciamo, molte misure già applicate, ma anche applicate già in questi anni, sono misure di adattamento, solo che non vengono riconosciute come tali. Con questa lettura invece vengono riconosciute in questo modo. Quindi un altro riferimento veloce alla strategia dell'Unione Europea appena pubblicata, possiamo con orgoglio sottolineare che chiaramente il nostro documento si allinea perfettamente agli obiettivi della nuova strategia e che tutti gli obiettivi fondamentali e le azioni principali proposte dalla nuova strategia sono state inglobate all'interno del documento. Per cui il nostro documento chiaramente mira a rafforzare la resilienza climatica a livello globale, perché agisce su un ampio settore di valutazione delle opere nel territorio,
E tramite anche questo nuovo, diciamo, approccio migliora la conoscenza degli impatti sul clima e propone soluzioni di adattamento e quindi rafforza i legami nella pianificazione delle grandi opere, ad esempio la valutazione del rischio climatico. Chiaramente poi accelera le azioni di adattamento perché inserendole all'interno della progettazione che si sta valutando delle grandi opere che vengono valutate adesso, quindi accelera questa proposta di azioni di adattamento. E questo perché chiaramente la VIA è uno strumento fondamentale di orientamento progettuale, per cui inglobando al suo interno questi nuovi criteri, questi obiettivi, riusciamo a orientare appunto in maniera verso l'adattamento le grandi opere di cui ci occupiamo. C'è qualche problema, c'è stato diciamo in questa introduzione, ma soltanto diciamo problemi di gergo di settore fondamentalmente, perché alla fine il nostro lavoro è stato soltanto proporre una visione di lungo termine all'interno di procedure, diciamo di letture che già erano standardizzate, più proporre di dare immediatamente delle misure, quindi delle azioni per rafforzare la resilienza delle opere. E quindi quello che si fa, diciamo, applicando questa nuova lettura ai progetti è dare più attenzione alla durata di vita dell'opera, quindi non fare una foto di questo momento della valutazione, ma immaginare la vita dell'opera, anche più importanza alle alternative di progetto che possono aiutare a rafforzare la resilienza dell'oggetto di valutazione e quindi è considerare in ogni caso l'incertezza degli scenari di cambiamento climatico. E l'unica cosa appunto, come dicevamo, che fino adesso le metodologie di valutazione della vulnerabilità e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici era una tematica a parte, quindi con anche un suo gergo di settore e con la sua valutazione diciamo particolare affrontata in maniera separata. E con questo nostro documento cerchiamo di mettere insieme questi due mondi che fino adesso non hanno fatto percorso insieme, come ad esempio un esempio appunto particolare: la terminologia al momento non corrisponde perfettamente, quindi parlando di VIA noi parliamo di misure di mitigazione. Ma se sei all'interno soltanto della tematica adattamento, parli di misure di mitigazione, parli soltanto di mitigazione dei gas climalteranti. Sappiamo benissimo invece come all'interno della procedura VIA le mitigazioni sono di tanti tipi e sono predisposte per tutti gli impatti sui fattori ambientali. Una nota che ci viene dalla lettura appunto dei dati proposti dall'Unione Europea per la nuova strategia: il costo iniziale dell'adattamento in un progetto, oggi come oggi, equivale a un aumento del 3% del costo dell'opera. Quindi non è un costo elevato. E mentre il rapporto costi-benefici invece è elevatissimo. Quindi secondo la fonte, appunto secondo il documento dell'Unione Europea, si può attestare sull'1 a 456, è un numero un po' strano ma viene dai dati che ci sono stati forniti dall'Unione Europea. Quindi questo serve a ribadire il fatto che chiaramente la VIA è uno strumento, come strumento di orientamento progettuale, è importantissimo per riuscire ad avere infrastrutture resilienti e a prova di clima, infrastrutture o altre opere di importanza nazionale. E, come vedete, ci sono dei link dove poter scaricare delle guide sulla protezione del clima per i grandi progetti infrastrutturali, perché è chiaro che non sono lavori che non sono stati fatti, ma c'è una vasta letteratura a cui poter fare riferimento. E, all'interno di queste slide, infatti, adesso ci sono alcuni esempi che vi riporto per avere diciamo un'idea chiara di che cosa voglia dire alla fine questo nuovo percorso e questa lettura per i nostri progetti. Ad esempio, delle misure di adattamento per la resilienza delle linee ferroviarie. Dalla letteratura, appunto, facendo un esempio tipo, l'hazard climatico da considerare sono le ondate di calore, tornado, le ondate di freddo che possono provocare come impatto incendi oppure allagamenti, inondazioni. Quindi, che cosa succede nella nostra infrastruttura ferroviaria?
si possono verificare la deformazione delle catenarie o delle traverse ferroviarie, con chiaramente instabilità della linea, oppure incendi, ma incendi nell'infrastruttura, quindi proprio negli elementi portanti della linea, oppure anche inondazioni che possono intervenire sempre sulla linea, essendo appunto un'opera lineare, è chiaro che sono dei rischi da considerare. Quindi queste sono state identificate le vulnerabilità, secondo il nostro percorso, quindi l'hazard, quali impatti, quali vulnerabilità, cosa possiamo fare. Allora, come misure soft, un esempio di misure soft. Le misure soft possono essere i sistemi di allerta precoce, i cosiddetti early warning, oppure le comunicazioni con le informazioni a tempo reale per i passeggeri, cosa che per esempio già è attiva, però diciamo organizzata relativamente ai problemi collegati ai cambiamenti climatici. Il monitoraggio con sensori e la videosorveglianza sulla struttura proprio fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Poi redistribuzione del traffico. Quindi, come vedete, sono misure gestionali, chiamiamole così, che non intervengono proprio sulla struttura fisica della nostra infrastruttura ferroviaria e quindi sono denominate misure soft. È un esempio di misure green. Che cosa si può fare? Considerare di installare della vegetazione in grado di resistere al vento lungo la linea per evitare che i tornado, diciamo, possano abbattere appunto la struttura fisica della ferrovia. Oppure considerare la vegetazione, un tipo di vegetazione che può proteggere dal sole diretto, utile a ridurre il rischio di incendi sempre sulla infrastruttura. Oppure agire all'intorno dell'area, quindi con la riqualificazione idromorfologica degli alvei fluviali lungo le linee per evitare che si verifichino degli allagamenti proprio sulla nostra linea. E idem progetti mirati ad esempio alla rinaturalizzazione di fiumi e torrenti, quindi come utilizzare la natura per poter rendere più resiliente la nostra infrastruttura. E, misure grey, qualche esempio di misura grey, protezioni strutturali tipo argini per poter proteggere la nostra infrastruttura ad esempio da inondazioni, oppure una progettazione diversa della capacità di drenaggio proprio nel rilevato della nostra linea ferroviaria. Oppure dando maggiore resistenza al calore agli interruttori e sistemi di sicurezza, quindi con rivestimenti sia delle opere appunto strutturali sia di tutta la parte che riguarda le attrezzature diciamo fondamentali per il funzionamento della linea. E poi ci sono anche altri esempi. Questo è proprio, ho riportato qui una parte di un paragrafo che Italfer ha consegnato in una istruttoria che è al momento in valutazione nei nostri uffici, che riguarda una linea ferroviaria appunto in progettazione, un lotto di una linea, dove è stato trattato adeguatamente e sono state proposte delle misure di adattamento. Questo perché? Perché Italfer già considera la durata di vita della sua opera con un orizzonte temporale di 100 anni, per cui è chiaro che deve considerare come cercare di renderla resistente per questa lunga durata di vita. Quindi Italfer ad esempio fa riferimento alle misure di adattamento che sono all'interno della strategia nazionale nella SNAC, che abbiamo detto che quella è stata pubblicata nel 2015, perché non abbiamo ancora al momento in Italia l'approvazione e la pubblicazione del piano nazionale, per cui l'unico diciamo, documento in vigore che ci può aiutare è la strategia, per cui all'interno della strategia ci sono degli elenchi di azioni e hanno deciso di fare riferimento a queste che sono qua riportate, poi potete approfondirle anche singolarmente. Come vedete, ad esempio per le misure green, loro hanno proposto esattamente interventi di rinaturalizzazione dei margini dell'infrastruttura con la ricostituzione e il potenziamento del verde ripariale interferito dai corsi d'acqua lungo il sedime del progetto.
E mentre come misure grey realizzazione di opere, nuove opere di attraversamento in sostituzione di quelle esistenti idraulicamente insufficienti. E questo quindi è un esempio proprio pratico di cosa un nostro proponente ha inserito all'interno del suo progetto. Un altro esempio che è un'opera puntuale, non lineare, quindi un aeroporto. Che cosa può succedere? Passiamo direttamente alle vulnerabilità. Inondazioni sulla pista, riduzione della disponibilità di acqua all'interno degli edifici e quindi anche per le operazioni di emergenza e danni da calore alle superfici, che, considerando appunto i grandi piazzali, le strutture sempre molto ampie degli aeroporti. Quindi come misure grey, che cosa è possibile proporre ad esempio? Anche qui protezioni tipo argini per evitare l'invasione delle piste da parte della sabbia, e perché tante volte appunto molti aeroporti sono in zone se non vicino al mare, oppure insomma può esserci un evento di questo tipo, oppure costruzione di difesa permanente dal mare. E una capacità di drenaggio più spinta dei piazzali e dei rivestimenti invece resistenti all'acqua di tutta la parte elettrica, quello in caso di inondazioni. Quindi queste come misure grey, come misure green anche qui si agisce sulla vegetazione, sulle barriere vegetali per cercare di limitare i danni e per rendere più resistente la struttura dell'aeroporto. Anche ad esempio l'inserimento di tetti verdi sulle strutture, sui tetti dell'aeroporto sono sempre strutture molto ampie. Varie misure che potete trovare e approfondire all'interno di Climate Adapt, ad esempio. Qui ci sono tratti da un altro progetto delle proposte per gli edifici industriali, poi ci sono anche delle proposte di resilienza per le linee viarie. E con ad esempio l'accoglimento dell'acqua marina ci sono delle trasformazioni con la sopraelevazione delle strade in modo che la strada non faccia più barriera fisica ma riesca a non respingere, anzi accogliere l'acqua quando ci sono degli alluvioni, delle mareggiate, ma potendo riutilizzare lo stesso la struttura viaria e utilizzando l'acqua come struttura, non so, passaggi, oppure fitodepurazione, tante altre attività che possono essere date a questi spazi con l'acqua all'interno della città. E un altro esempio, un altro riferimento dove poter prendere degli spunti, la piattaforma sulle misure di ritenzione naturale delle acque. Qui trovate il link, ci sono molti esempi di misure di adattamento da poter utilizzare. E ho concluso, aspettiamo se ci sono delle domande, comunque vi ricordo che alle domande a cui non risponderemo oggi, poi sarà pubblicato un documento con le risposte sulla pagina dell'evento dove vedete sono già state pubblicate tutte le slide delle presentazioni e anche le domande alle risposte pervenute quando non è stato possibile rispondere in diretta. Vi ringrazio. Cerco di togliere la condivisione. Sì, è arrivata una domanda, allora, riguardo all'Anteoperam. Quindi nell'Anteoperam quale dovrebbe essere la scala territoriale da adottare? Allora, nell'Anteoperam la scala territoriale da adottare può essere sia locale, e quindi attraverso proprio la stima dei dati locali che possono essere poi reperiti i dati dai piani di azione locale, come ad esempio il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. E a livello quindi e anche quindi a livello di area vasta quindi attraverso quindi le stime nazionali, insomma, che poi nella presentazione ho riportato una serie di slide dove ci sono dei link di riferimento dove reperire appunto le stime.
Per quanto riguarda invece le domande sull'adattamento, c'è una domanda delle 11.58. L'utilizzo di dati condivisi è una delle modalità di riduzione dell'incertezza associata all'analisi di vulnerabilità. Esistono indicazioni? Sì, abbiamo visto, a parte tutti questi database disponibili sull'uso delle acque o su Climate Adapt, in ogni caso trovate tutto. All'interno della strategia nazionale trovate degli elenchi di azioni, quindi diciamo ci sono dei riferimenti condivisi e facilmente raggiungibili. Già utilizzando appunto queste slide avete dei link cui poter, per poter usufruire appunto di suggerimenti. E rispetto all'autorizzazione, diciamo, è chiaro che sì, le misure se proposte all'interno degli studi di impatto ambientale vengono, non c'è bisogno di autorizzarle, sono proposte dal proponente e vengono approvate, quindi valutate. Se ci sono dei suggerimenti da parte dei valutatori vengono inviati al proponente, e se no, diciamo, è il proponente chiaramente che dà delle indicazioni su come vuole agire, e il valutatore, i valutatori, noi nel nostro lavoro diamo dei suggerimenti per o rinforzare questo che è già stato programmato, oppure suggeriamo, se vediamo che ci sono delle carenze, ulteriori misure, dando delle indicazioni. Caterina, poi c'è modelli previsionali. Sì. Per te. Sì, ci sono praticamente quindi modelli previsionali che possono quindi simulare gli inquinanti e effettivamente quindi gas. E in questo caso occorre appunto quindi ritrovare sempre quindi i dati di input, quindi sia emissivi, quindi climatici, quindi tutte le condizioni a contorno, e quindi laddove la risposta quindi è affermativa, insomma, quindi è possibile effettuare quindi poi delle analisi modellistiche. Benissimo, allora chiudiamo questo nostro incontro, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con gli agenti fisici, dove i colleghi della struttura di AGF parleranno dei rumori, vibrazioni, avremo anche un approfondimento sul rumore subacqueo, e poi venerdì invece ci sarà l'incontro con l'Istituto Superiore di Sanità. La conclusione dei webinar, come avrete letto, è prevista per il 31 di marzo, dove si parlerà di Vinca, e chiuderemo questo nostro percorso di condivisione. Vi ringrazio, vi ricordo che sulla pagina dell'evento c'è anche una mail dove potete richiedere informazioni o dare suggerimenti, dare il vostro feedback, in modo da partecipare attivamente a questo nostro appunto percorso di condivisione delle conoscenze. Grazie. Volevo dire che sì, le risposte verranno poi pubblicate sul sì, sito. Esattamente. Arrivando altre domande, e un saluto a tutti. Grazie. Benissimo, vi ringrazio, arrivederci.